Amici di Calcio Pazzo, questa notizia mi ha lasciato, no, sconvolto, no, una parola un po' forte per il tipo di notizia, ma interdetto, se vuoi interdetto, diciamo interdetto. Skrtel non è più un giocatore dell'Atalanta. Rescissione consensuale. Cioè, era arrivato il 9 agosto, comunque, presumo, passando le visite mediche, si era allenato comunque sempre regolarmente. Ha giocato pure qualche amichevole, se non sbaglio, ha anche segnato un gol contro il Monza, se non sbaglio, tipo un 9-1, ha segnato anche lui. Inizia il campionato tutto a posto e mo alla seconda di campionato arriva questa doccia gelata che in pratica poi mette anche in crisi l'Atalanta, che quindi adesso sarà costretta comunque in fretta e furia. Il calciomercato finisce domani alle 22, sarà costretta a ricorrere, a metterci una toppa, insomma, a trovare un difensore che possa, perché comunque sappiamo che quest'anno la stagione dell'Atalanta è una stagione lunga, importante, c'è la Champions e lui era perfetto perché comunque è un difensore di esperienza, il cui bagaglio avrebbe sicuramente fatto comodo da dietro. L'Atalanta adesso è costretta a ributtarsi sul mercato con un giorno e mezzo che manca alla fine. La notizia che ci ha lasciato un po' così. Sembra dietro questa rinuncia, che poi è consensuale, quindi è accettata anche dall'Atalanta, ci siano dei problemi fisici. Che però fino ad adesso, insomma, io non sono un tifoso dell'Atalanta, quindi non è che approfondisco in maniera capillare giornalmente le situazioni relative ai bergamaschi. Però mi sembra che fino adesso problemi fisici particolari non si erano palesati. Per cui non lo so se poi dietro ci stia qualche altro motivo che poi magari scopriremo nei prossimi giorni. E quindi chiedo a voi, tifosi dell'Atalanta, che cazzo è successo? Fateci sapere, scrivetelo sotto nei commenti. Adesso è ora di pranzo, quindi io vi do buon pranzo a tutti, buona domenica, un saluto e sempre Calcio Paccio. Vi piace la maglietta? Questa è la maglietta ufficiale di Calcio Pazzo, la prima maglia. Quella che invece avete visto nella reaction allo Stadio Olimpico è la seconda maglia. Maglia da calciosuper.com.